Ciao, sono Marco DJ, benvenuti in questo video. Oggi ti voglio insegnare come fare la tua tovaglia personalizzata da poter installare sul tuo DJ Boot in modo che puoi nascondere tutti i cavi ed essere presentabile in modo elegante e professionale. Ti invito a seguire questo video dall'inizio alla fine e ci vediamo dopo la sigla. Ecco ragazzi, questa è la mia tovaglia che ho stampato da Pixel Printing in tessuto. Le misure sono 90 per un metro è questa misura qua che vedete adesso, e 90 sono i due lati, 45 a destra e 45 a sinistra. Ho fatto tutto su misura ed è stata tagliata perfettamente secondo le mie richieste. Come vedete andrà installata in questo modo nella parte frontale con del velcro biadesivo che andremo a mettere nella parte posteriore. La qualità è molto buona di questa tovaglia, come potete vedere anche la stampa si vede molto bene. Io voterei questo tipo di tovaglia con un livello 8 su 10 perché la qualità è buona, però leggermente sbiadita in alcune parti e il colore leggermente più spento. Ma mi aspettavo anche una cosa di questo tipo perché il tessuto ovviamente è un materiale opaco, quindi come potete vedere nel video è molto leggero, quindi non pesa niente ed è facile anche da piegare. E la cosa bella è che è anche molto elegante da vedere. Per poterla appendere, io mi sono procurato da Amazon questo tipo di velcro biadesivo in cui avremo una parte che andremo a mettere sul tessuto del nostro DJ Boot e la parte quella che dovrebbe aggrapparsi andremo a metterla sul tavolo. In questo caso ce l'ho già preinstallata per un altro tipo di tovaglia in PVC che ho fatto in precedenza, quindi metterò soltanto il velcro lungo tutti e tre i lati della nostra tovaglia per poterla appendere su misura sul nostro tavolo. Questo tipo di tessuto però fate attenzione che è molto leggero, infatti tutto ciò che è nella parte posteriore, quindi ad esempio come accendo adesso un faretto e lo mettiamo dietro, come potete notare si vede tutto. Adesso ragazzi vado a incollare il velcro biadesivo con quella parte più morbida che è questa, la parte ruvida al momento non la utilizzo. Vado a inserire tutto il velcro lungo la parte posteriore della mia tovaglia e adesso ve lo faccio vedere come andrò a farlo. Nella parte posteriore della tovaglia, nella parte in alto, lungo tutti e tre i lati, quindi vado a controllare dove ho messo il marchio, ok, l'ho messo verso di me. Vado a prendere la parte più in alto della mia tovaglia e vado a incollare il velcro biadesivo in questo modo, prendendo l'angolo più vicino della mia tovaglia in alto a sinistra e in alto a destra. Farò un movimento di questo tipo con calma e andrò a incollare il velcro biadesivo nella parte dietro. Vi consiglio, per evitare che ci formino delle curve o si formino delle bolle, di tenere ferma la tovaglia, magari con del nastro, in qualche punto della vostra tovaglia in modo che rimanga tesa. Iniziate poi a incollare tutto il velcro biadesivo un po' alla volta, andate a spostare la tovaglia piano piano da un punto all'altro finché tutto il velcro adesivo non verrà incollato. Molto bene ragazzi, ho terminato di mettere il velcro biadesivo come vedete nella parte posteriore, lo vedete in alto. Ho lasciato un millimetro di bordo proprio alla fine per far in modo che si possa nascondere bene. Adesso vado a premere forte in modo che prende bene tutto l'adesivo del nostro velcro e come vedete è anche leggerissimo e facile da piegare, quindi non lascia tanto spessore. E lo andiamo ad attaccare in questa maniera. Vado a incollare su uno dei lati, premendo forte. La stessa cosa la vado a fare sul lato centrale. Vi consiglio di stare da questa parte davanti al vostro tavolo quando lo fate, non come sto facendo adesso, ma adesso è solo per scopo dimostrativo. Quindi andate poi a tirare la tovaglia finché non è centrato il logo e lo stesso lo farete anche nell'altro lato, in questo caso alla mia destra, e lo vado a stendere. Ecco ragazzi, questo è il risultato finale su come viene installata la tovaglia sul DJ Boot. Come potete vedere, possiamo nascondere cavi e avere una presentazione molto elegante e professionale del nostro setup. E la cosa bella è che potete mostrare il vostro marchio, i vostri colori, il vostro marketing ovunque voi siate per farvi anche una pubblicità per un futuro evento. Grazie ragazzi per avermi seguito. Se avete ulteriori domande e suggerimenti su come realizzare questa tovaglia, scrivetelo qui sotto nei commenti. Vi invito anche a iscriversi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video e fatemi sapere se questi contenuti vi possono essere sempre utili per crescere su questo canale YouTube. Quindi vi invito a iscriversi al canale e noi ci vediamo alla prossima da Marco DJ.